La registrazione è partita. Oisa, ti lascio lo stage. Grazie mille. Grazie a voi per questo invito. Questo incontro è molto importante perché penso che questi siano momenti molto speciali e importanti per parlare di razzismo, anche nei luoghi dove solitamente diciamo che parlare di razzismo sistemico non è il tema principale, ma siccome il razzismo si inserisce in tantissimi ambiti dal punto di vista sociale, culturale e anche lavorativo, è importante anche oggi parlarne. In questo contesto parlarne sempre di più, perché ovviamente purtroppo viviamo in una realtà in cui di razzismo si parla soltanto quando magari c'è il fatto di cronaca, senza andare ad analizzare effettivamente di che cosa si tratta, perché la definizione di razzismo da dizionario oggi non ci basta più. Infatti, in un'intervista per Cartier General, il filosofo, professore e postcolonialista Achille Mbembe dice che il razzismo è un ecosistema. Questo significa che il razzismo, infatti, si declina in diverse strutture, in diversi contesti. Abbiamo un razzismo istituzionale, quello che riguarda, e lo vedremo meglio in seguito, le leggi restrittive sull'immigrazione, per esempio, lo sfruttamento, il caporalato ai danni di persone straniere, la detenzione nei centri per il rimpatrio. Abbiamo poi un razzismo storico-culturale, che deriva anche da una scarsa decostruzione di quello che è stato il colonialismo italiano in Nord Africa durante l'epoca fascista, da cui derivano poi retaggi che ancora dietro magari ci portiamo oggi e che poi riaffiorano nella pop culture italiana, dalla televisione ai media. Abbiamo poi quel razzismo inconsapevole, quel razzismo che è anche difficile da scalfire perché proviene da quelle persone che tendenzialmente non si definiscono come razziste, non sono persone razziste e chiaramente diciamo certe uscite sono spesso in buona fede, però va decostruito anche quello e vedremo che cosa intendiamo quando parliamo di volunturismo, di white savior complex e di antirazzismo performativo, terminologie che magari possono sembrare un po' complesse o nuove, ma vedremo nel dettaglio poi di che cosa si tratta. Andando avanti, quindi cominciamo proprio dal razzismo istituzionale. Partiamo subito da un primissimo, diciamo, una specie di preludio, perché io oggi, cioè in questa sezione, dirò la parola migrante, immigrato, però effettivamente, perché ormai sono termini utilizzati nell'uso comune, però chiediamoci, no, perché utilizziamo la parola immigrato per una certa categoria di persone, oppure expat per un'altra categoria di persone. Expat chi è, per esempio? È l'italiano che se ne va in Francia a studiare o che se ne va in Francia o in Germania a trovare lavoro. Se una persona sudanese o nigeriana fa la stessa identica cosa, in Italia però quella persona viene chiamata come extracomunitaria. Non che di per sé poi nella parola extracomunitaria sia di per sé dispregiativa, ma lo diventa nella misura in cui poi questa parola viene associata a che cosa? A quel tipo di immigrazione che secondo una certa politica viene vista come invasione di qualcuno che ruba il lavoro e tutti gli stereotipi che ovviamente ne conseguono. Quindi è interessante anche fare un'autocritica, un'autoanalisi anche nelle terminologie, no? Che sono entrate nell'uso corrente e che chi identifichiamo come immigrato, chi invece identifichiamo come expat. Mi sembrava interessante fare questo piccolissimo accenno. E parlare proprio di migrazioni è fondamentale parlare di che cosa? Del diritto alla libertà di movimento, perché ovviamente una cosa che fa parte purtroppo del razzismo istituzionale è il fatto che spesso magari non ci si pensa che la libertà di movimento non è effettivamente uguale per tutti, al contrario di quello che viene sancito all'interno della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ossia che ogni individuo ha diritto di lasciare il proprio paese. Detto questo, abbiamo in realtà una disuguaglianza veramente abissale tra chi può permettersi di viaggiare, quindi persone che per esempio hanno un passaporto di serie A, italiano, francese, statunitense o tedesco, un passaporto di serie B, quindi un passaporto nigeriano, un passaporto sudanese. E cosa succede? La maggior parte delle persone che provengono da paesi considerati così in via di sviluppo sono coloro che poi, anche se hanno una formazione del proprio paese d'origine, quindi persone che anche hanno fatto l'università, quando arrivano in Italia o in Europa, il loro percorso di studio non viene riconosciuto, per esempio, e quindi abbiamo persone spesso sovraqualificate, questo è quello che emerge, per esempio, dal rapporto 2019 dell'UNDP, che è una sezione delle Nazioni Unite che si occupa di sviluppo,
che dice che sostanzialmente le persone, in questo caso afrodiscendenti, persone di origine africana che vengono in Europa, si trovano a dover svolgere i lavori così chiamati umili o i lavori così chiamati che gli europei non vogliono più fare, quindi penso a tutto il settore dell'agricoltura, dell'edilizia, ma anche della cura delle persone anziane, che però è svolta da chi? Da persone immigrate, anche se queste ultime hanno qualifiche per svolgere altri lavori. Eppure abbiamo di nuovo un razzismo strutturale che identifica la persona immigrata come colui o colei che può svolgere solo certi lavori. Quindi arriviamo a che cosa? A una segregazione occupazionale in questo caso, in un contesto in cui le vie legali, tra l'altro, per arrivare in Europa sono sempre di meno, sono sempre più poche. Quindi quando le persone chiedono ma perché queste non vengono con l'aereo, perché, come ci dice questa mappa, i passaporti più potenti sono quelli che troviamo nei paesi, diciamo, occidentali, quindi tutti i paesi dell'Unione Europea, il Canada, gli Stati Uniti, l'Australia, Nuova Zelanda, ma anche il Giappone, per esempio. E questo è quello che ci suggerisce l'LA Passport Index, che è praticamente un sito che ci aggiorna costantemente sulla potenza del proprio passaporto. Ecco, questa è un'altra cosa che adesso ci arriveremo, ma questo ci fa capire come ci sia effettivamente una disuguaglianza abissale tra chi ha il diritto a poter viaggiare e chi ha invece il diritto a migrare. Notare anche la differenza delle parole che sto utilizzando, ma in modo voluto, perché comunque sia la persona che viene da un paese, come possiamo vedere, africano o dell'Africa o dell'Asia del Sud, ha molta più difficoltà perché ha un passaporto molto meno potente. A maggior ragione se il proprio paese, per esempio, è un paese in conflitto, è un paese sempre più povero. A fronte di ciò vorrei anche sottolineare un'altra cosa, ossia la disuguaglianza abissale che troviamo anche nel momento in cui ci troviamo in contesti simili, ma per esempio l'UE applica dei criteri diversi a seconda di chi è in pericolo. E questa è una cosa molto importante, perché sebbene l'Unione Europea ha dato prova del fatto che se tutti i paesi europei si uniscono per aiutare, per accogliere persone in fuga, possono effettivamente far qualcosa di buono, possono effettivamente aiutare le persone rifugiate a rifarsi una vita altrove, perché ci sono le risorse, il punto è impiegarle nel modo giusto. Tuttavia, sono stati denunciati tantissimi episodi in cui persone di origine africana o anche di altre provenienze, che se nonostante risiedessero comunque in Ucraina e quindi fuggissero anche loro dai pericoli delle bombe della Russia, non venivano fatte passare alla frontiera. C'era letteralmente una differenziazione, un razzismo sistemico applicato anche a chi aveva diritto a oltrepassare i confini e chi non aveva diritto a oltrepassare i confini. Di conseguenza noi abbiamo un caso italiano dove appunto 170.000 persone rifugiate ucraine sono state accolte benissimo, senza tra l'altro limitazioni numeriche, senza proclami, senza propagande su eventuali invasioni. Tuttavia, se si tratta di persone afrodiscendenti, africane, asiatiche, sappiamo che c'è un altro tipo di reazione di fronte a questo. Quindi è chiaro che in questo caso purtroppo prevale una discrezionalità degli stati membri, per cui si dà ovviamente la protezione temporanea alle persone cittadine ucraine, tutte le altre che magari soggiornano in Ucraina però sono un po' lasciate in balia di loro stesse. Quindi questo è per esempio un altro tipo di distinzione che è stata fatta. E qui voglio farvi vedere un brevissimo video di quello che succedeva, documentato tra l'altro dal The Guardian e anche denunciato persino dalle Nazioni Unite a suo tempo, di quello che succedeva alle persone straniere residenti in Ucraina che venivano appunto, a cui veniva impedito per esempio di salire sui treni e fuggire anche con le altre cittadine ucraine. Quindi temo... È in inglese, ma... These people left without taking the blacks. None of the blacks. There's been a lot of segregation and racism. It seems that there's a hierarchy of Ukrainians first, Indians second, Africans last. So there has been a lot of segregation in that sense. And then amongst the communities trying to flee Ukraine, there's been a lot of violence. Avete potuto vedere, ci sono stati dei trattamenti completamente distinti tra chi
proprio a livello proprio di linea del colore, quindi siamo arrivati a quei livelli, distinguere chi aveva accesso, chi poteva oltrepassare la frontiera e chi invece non poteva farlo, o comunque era sezionato come ultimo nella gerarchia per poter fuggire dai medesimi pericoli. Quindi, andando avanti, qui molto velocemente è stato fatto anche l'internazionale, è stato riportato un articolo molto interessante di Patrick Katara, è stato tradotto, che è lui è un fumettista e giornalista keniano, di origine keniana, in cui dice effettivamente che questa differenziazione che è stata fatta evidenzia proprio letteralmente quello che è stato il razzismo occidentale e che purtroppo esiste tuttora, sul tipo di narrazione anche che si fa, no? Sulle persone rifugiate, quelle rifugiate di serie A e quelle rifugiate di serie B, anche se a livello poi di diritto internazionale non esiste alcun tipo di distinzione che uno Stato possa fare tra rifugiati e rifugiati. Tutti i rifugiati hanno diritto ai medesimi, hanno diritto alle tutele che prevedono le normative internazionali. E quindi dice Katara, cioè è assurdo come sostanzialmente si esternalizza spesso, si esternalizzano i mali del mondo verso i paesi in via di sviluppo e l'Africa quindi è per l'Europa quello che è per Dorian Gray il ritratto in cui praticamente scarica tutte le proprie deformità fisiche affinché proprio diciamo l'Europa vada avanti dritta e immacolata, per cui da un lato diciamo quanto siamo accoglienti, che siamo la patria dei diritti umani dove è nato il diritto internazionale eccetera eccetera, dall'altro facciamo selezione su chi può entrare e chi no, in base anche a che cosa? Alla linea del colore. Quindi questo è evidente che si tratta di sistema istituzionale sistemico, ma che di nuovo, ripeto, non è sempre facile coglierlo perché ovviamente ci troviamo in un contesto in cui siamo sempre abituati a percepirci come buoni, quando in realtà purtroppo ci sono sfumature da evidenziare. E come dicevo prima, a livello di tasso di mobilità, qui c'è una ricerca del 2019 del Tortuga Think Tank che dice che oltre per esempio ai porti, l'Italia chiude anche gli aeroporti, perché quando la gente si chiede ma perché non vengono con l'aereo? Perché effettivamente ottenere un visto per arrivare in Italia è complicatissimo, ci sono più rigetti di visti delle ambasciate italiane e di conseguenza la persona cos'è costretta a fare? È costretta ad andarsene attraversando vie più pericolose, penso al Mediterraneo, penso anche per esempio ai Balcani, dove avvengono violazioni di diritti umani continui. Qui c'è una testimonianza della giornalista Diana Poletti che si occupa appunto di Tunisia, in cui parlava ad esempio di come fosse difficile per un cittadino tunisino ottenere il visto per cosa? Per arrivare in Europa, quindi l'ennesimo caso di visto rifiutato. E quindi, come dicevo prima, c'è un'evidente disuguaglianza sul tasso di mobilità, quindi abbiamo il Global Passport Index, che vi faccio vedere tra un secondo, che è un sito dove potete anche voi divertirvi per mettere a confronto due passaporti, che ne so, quello italiano e quello sudanese, vedrete che con il passaporto italiano possiamo viaggiare in tantissimi paesi senza dover richiedere il visto. Lo stesso non si può dire per esempio per il Sudan, per la Nigeria, per il Ghana e per tantissimi paesi, il cosiddetto sud globale. Questo infatti è il sito che potete andare a vedere e vediamo che per esempio l'unica eccezione di paese non occidentale sono gli Emirati Arabi Uniti, ma penso che potrete immaginare il perché gli Emirati Arabi Uniti siano così al primo posto addirittura come passaporto, perché ovviamente gli Emirati Arabi Uniti hanno molti accordi commerciali con l'Occidente, soprattutto per questioni che riguardano petrolio, approvvigionamenti vari. Secondo posto però abbiamo subito paesi europei, quindi Germania, Spagna, Francia, Italia e Paesi Bassi. Ovviamente se uno dopo va a scorrere sulla classifica noterà che i paesi che stanno proprio agli ultimissimi posti sono i paesi del sud globale, tra cui in questo momento troviamo paesi come l'Afghanistan, la Palestina ovviamente ed altri paesi. E quindi di nuovo torniamo al punto di prima, quali sono le vie legali per arrivare in Italia? Di nuovo torniamo al razzismo istituzionale, perché dico questo? Perché effettivamente le vie legali non ci sono, noi abbiamo una legge quale la Bossi-Fini che è stata creata per eliminare tra le altre cose un permesso per cercare lavoro, abbiamo il decreto Flussi che però stabilisce quanti lavoratori e lavoratrici possono entrare in Italia ogni anno, un provvedimento che si è rivelato essere fallimentare perché di fatto non è un approccio inclusivo e tantissime persone che magari fuggono anche per ragioni economiche ma che non rientrano nel decreto plus si trovano ad essere comunque lasciate loro stesse o comunque si trovano a porte chiuse. Quindi possiamo dire che sostanzialmente sono anni e anni e anni che l'Italia non permette alla persona che viene dall'estero, ovviamente persone che viene dall'estero soprattutto se proviene dai paesi del sud globale,
che non può decidere in quale percorso migratorio immettersi. Praticamente devi per forza dichiararti richiedente asilo per tentare di riuscire ad entrare nel circuito della categorizzazione come rifugiato. Però sei un rifugiato se tu fuggi da una realtà in cui c'è la guerra. Ma se io fuggo perché voglio una possibilità di lavoro o di crescita, nel senso di anche di formazione diversa, come faccio ad andarmene dal mio paese se non ho dei canali in questo senso? Pensiamo anche al fatto, per esempio, a quante persone, ripeto, vengono dai paesi del sud globale con una formazione alle spalle e hanno poi titoli di studio non riconosciuti, trovandosi addirittura a dover rifare tutto da capo, ma poi con quale difficoltà devono rifare tutto questo? Se ne parla moltissimo anche del riconoscimento dei titoli di paesi dal Bangladesh fino alla Nigeria o al Ghana, però spesso questo non avviene e questa è un'altra difficoltà molto importante. Di conseguenza abbiamo un caso come quello della sanatoria, non so se vi ricordate, del secondo governo Conte, che era stato fatto per cercare di far emergere le persone che comunque lavoravano in nero, perché poi la persona che comunque riesce ad arrivare in Italia si trova in una realtà in cui, come dicevo prima, segregazione occupazionale, sfruttamento, precarietà, il doppio addirittura rispetto alla controparte italiana. E quindi cosa succede? Il governo a un certo punto deve in qualche modo regolarizzare tutte queste persone che lavorano in nero, lo fa con le sanatorie. Ad oggi questa sanatoria ha funzionato? Non proprio. Abbiamo ritardi nella burocrazia, esclusione di categorie lavorative, lavoratori e lavoratrici stranieri che continuano a lavorare nella precarietà assoluta, e abbiamo anche realtà burocratiche sotto organico, per cui le domande analizzate sono veramente, veramente poche. Quindi abbiamo persone che lavorano in Italia in nero sfruttate, in cui si crea appunto questa piramide sociale, no? In cui, come dicevo prima, l'immigrato o l'immigrata è solo quella che fa la badante, o è solo quello che fa il facchino, è solo quello che lavora nella logistica, per esempio. Quindi abbiamo anche questa percezione, proprio perché effettivamente c'è una segregazione occupazionale, ma soprattutto non c'è nemmeno una possibilità, cioè se la scala mobile è ferma anche per i giovani italiani, immaginate che cosa rappresenta questa scala mobile per i giovani e le giovani di altre origini straniere. Non hanno alcun tipo di possibilità, oltre al fatto che spesso sono persone che magari si trovano senza documenti, per cui c'è quella Bossi-Fini che lega il permesso di soggiorno ai documenti e che fa sì appunto che la persona non possa inserirsi e lavorare. Qui vi mando un altro brevissimo video sulla realtà delle persone, lavoratrici e lavoratori nell'ambito agricolo, che è, diciamo, l'ambito in cui c'è più caporalato, più sfruttamento, presentato da Ivan Sagnier, che è un ex bracciante che ora è, diciamo, membro della associazione No Cap, che si occupa di far uscire le persone migranti, lavoratrici, dal sistema purtroppo del caporalato. Un brevissimo video. Yvan Sagnier calls them slaves, the hundreds of thousands of seasonal farm workers from Africa and Eastern Europe on fields in Italy. Yvan, who comes from Cameroon, was once one of them. Today, he fights for their rights and against a mafia-style system of dumping prices, abuse of power and exploitation. Yvan wants to bring the people who profit from that system behind bars and end the farm workers' inhumane living conditions. This is typical housing for the immigrants. They use the fireplace for all kinds of things because there's no electricity, no light, no running water, nothing. But they know how to help themselves. They use this for heating and cooking. Here's the table. Here's oil and the plates they eat off of. Look, here are 8 mattresses. Voilà, encore ici. Maybe 40 people can sleep here. 40 people. You've seen it. This is a typical house for 40 people. Giusto per darvi un accenno sulle condizioni in cui vivono le persone braccianti in Italia, soprattutto coloro appunto che lavorano nell'ambito agricolo e che purtroppo sono sotto caporalato.
E quindi essenziali, definite essenziali le persone straniere, ma sono escluse, essenziali perché ovviamente vanno a ricoprire quella sacca di settori lavorativi senza cui però la società non andrebbe avanti, dal facchinaggio, ripeto, alla cura dell'assistenza delle persone anziane, alle pulizie, per esempio. E secondo l'ultimo rapporto IDOS 2023, appunto nel 2021 il saldo tra spese e introiti dello Stato imputabile all'immigrazione ha segnato un guadagno per l'erario pubblico di 6,5 miliardi di euro. Quindi parliamo di tantissimi soldi per lo Stato italiano. Detto questo, com'è possibile che contribuiscono così tanto, ma allo stesso tempo vengono trattati in questo modo, con segregazione occupazionale, con razzismo sistemico, con ostacoli sempre più difficili da superare, non permettendo a queste persone di potersi regolarizzare, di condurre una vita degna all'interno della società italiana? E quindi abbiamo un tasso di povertà e di esclusione sociale delle persone straniere in Italia che è veramente, veramente alto. Addirittura queste persone non hanno avuto accesso nemmeno a quei minimi provvedimenti fatti dal governo, come per esempio il reddito di cittadinanza. Quindi, essendo il requisito principale la cittadinanza, pochissime persone sono riuscite ovviamente ad accedere a questo provvedimento. Quindi, le persone straniere che avrebbero bisogno di provvedimenti di welfare in questo senso sono quelle che rimangono escluse, allo stesso tempo sono quelle maggiormente sfruttate e utilizzate per mandare avanti la società in Italia. Quindi, ecco, ripetiamolo, quindi lavorano in condizioni peggiori, sfruttamento e caporalato. Qui un dato molto allarmante, sono 405 i comuni italiani in cui si riscontrano pratiche illegali, fa emergere questa una cifra raddoppiata rispetto al 2018, confermando che lo sfruttamento in agricoltura è diventato fisiologico addirittura all'interno dell'intera filiera agroalimentare italiana. E ora passiamo a un altro aspetto del razzismo istituzionale, ossia quello che riguarda proprio la clandestinità, la cosiddetta clandestinità, l'essere irregolari in Italia. Perché dico questo? Perché di nuovo abbiamo visto finora che ci sono leggi che di fatto rendono difficile la regolarizzazione, ma dirò anche di più, ci sono leggi veramente assurde che di fatto dimostrano come sia difficile per una persona integrarsi. Si parla tanto di integrazione, ma mettiamo gli ostacoli affinché questo avvenga, perché abbiamo un articolo che è molto dibattuto all'interno anche tra giuristi su chi si occupa di diritto dell'immigrazione, che è l'articolo 10 bis, il testo unico sull'immigrazione, che dice che lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione di disposizione del presente testo unico, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Ora, io vi chiedo, una persona che non ha i documenti, che quindi non può accedere a un conto in banca, per esempio, più in Italia, mi spiegate voi come può pagare una somma del genere? Infatti questo reato di clandestinità poi non si arriva mai a un tribunale, perché si sa già che questa persona non può essere, diciamo, imputata in qualche modo, ed è evidente che c'è un lato di criminalizzazione della persona in quanto straniera nel territorio italiano. Quindi arriviamo, come dice giustamente una collega di diritto penale, dice non si punisce un fatto, ma una condizione personale, cioè è la persona migrante stessa che diventa reato. Quindi assistiamo a un razzismo istituzionale che punta alla criminalizzazione della persona straniera in quanto straniera. Quindi di nuovo non perché abbia commesso dei reati, ma perché straniera in territorio italiano, perché non ha i documenti. Quindi parliamo sostanzialmente di qualcosa di amministrativo, ma qualcosa di amministrativo che dipende da una condizione, diciamo, dal punto di vista legale, che fa sì che queste persone però rimangano in situazioni di irregolarità e sfruttamento e non accesso ai documenti. E infatti voglio farvi vedere, perché con CILD abbiamo detto che parliamo di tantissimo di criminalizzazione e di detenzione nei CPR, perché purtroppo il destino di tantissime persone senza documenti è di finire nei centri di permanenza per il rimpatrio, ripetiamolo, una detenzione, noi la chiamiamo senza reato, perché tu non hai documenti e quindi ti butto in cella, è questo il meccanismo. E vi faccio di nuovo un brevissimo video su che cosa sono questi CPR, con il progetto Buchi Neri, che è un sito che potete andare a vedere, in cui parliamo appunto delle condizioni interne di questi centri. Scusate, un secondo solo. Thank you.
intrattenimento in cui rischiano di non trovare applicazione quelle garanzie costituzionali previste quando si arriva a privare una persona del suo bene supremo, ossia la libertà personale. CPR è infatti l'esempio del perfetto di un luogo di sostanziale abbandono da parte dell'ordinamento. Sono degli involucri vuoti dove il tempo trascorre nell'osso. Stanno tra queste gabbie del cemento senza sapere neanche dove poter mangiare. Si tratta attualmente principalmente di persone che sono arrivate in Italia di recente e che subito dopo lo sbarco e la quarantena sono state poste in una condizione di trattenimento. Ci sono comunque storie di violazione dei diritti umani, di violenza domestica, di tratta di esseri umani. L'esistenza di questi posti è completamente eradicata dall'opinione pubblica. Gli unici momenti in cui tornano ad affacciarsi è quando qualcuno ci muore di CPR. Quindi, accenno su quello che sono i CPR, di nuovo questo è il sito Buchinieri che potete esplorare per capire più a riguardo. Tuttavia, giusto per fare più approfondimento su questo, parliamo di una detenzione amministrativa in cui i diritti vengono violati giornalmente. Solo per farvi capire, il diritto alla difesa non è per niente garantito. Le udienze di convalida durano dai 5 ai 10 minuti. Alcuni legali che abbiamo intervistato addirittura hanno parlato di udienze farsa, perché questi ultimi possono accedere ai fascicoli dei loro assistiti soltanto pochissimi minuti di udienza. Divieto di comunicare con l'esterno, cosa illegittima, perché di nuovo non parliamo di carceri, stiamo parlando di detenzione amministrativa, quindi tu non, cioè, vieni detenuto perché non hai un documento, no? Perché tu abbia commesso dei reati. Non si tratta di questioni di, cioè, non parliamo di isolamenti per persone considerate pericolose e così via, parliamo di infatti per esempio di sequestri di cellulari, anche questo cosa ovviamente illegittima. Diritto alla salute anche meno, quindi parliamo di trattamenti per cui per esempio i medici, adesso ci arriveremo, vengono assunti dall'ente gestore, c'è un comprovato utilizzo di psicofarmaci anche per sedare proprio le persone al loro interno, perché le persone a un certo punto spesso realizzano proprio delle rivolte, e quindi per sedare queste rivolte diamo più psicofarmaci, così, no, teniamo buone le persone al loro interno. Viene somministrato cibo avariato e spesso sono avvenuti anche casi di autolesionismo e suicidi. Perché dico l'ente gestore assume i medici dei CPR? Dico questo perché un altro aspetto molto grave dei CPR è che non sono gestiti dal pubblico, dallo Stato, ma sono gestiti da enti privati, da multinazionali. Questo è l'ultimo, è il nostro nuovissimo rapporto, l'affare CPR, in cui proprio analizziamo questa rete di aziende multinazionali che gestiscono questi centri di permanenza per i rimpatri, il cui scopo principale, qual è ovviamente, è quello di fare profitto sulla pelle delle persone che vengono detenute. Cioè, chiaramente più ne detengo, più uno Stato investe sulla detenzione amministrativa, più queste aziende che si infiltrano, diciamo, in questi settori ci guadagnano. È un po' come lo schema delle prigioni private che troviamo negli Stati Uniti. Ci sono tantissime prigioni private negli Stati Uniti, quindi già proprio persone che si arricchiscono sui detenuti, letteralmente. E addirittura abbiamo potuto segnalare come tra il 2021 e il 2023 le prefetture abbiano bandito gare d'appalto per un costo di 56 milioni di euro. Quindi abbiamo una rete sempre più ampia di persone, cioè scusatemi, di aziende che si occupano di immigrazione, ma in modo particolare di detenzione amministrativa, perché effettivamente è diventato un business molto remunerativo, ma non solo, abbiamo avuto anche modo di documentare casi diversi per cui queste stesse aziende sono state citate in giudizio, comunque sono state sotto inchiesta per gravissime mancanze o comunque inadempienze. L'ultima recente, fresca questa notizia, il fatto che Martinina SRL, attuale gestore del CPR di Milano, è sotto inchiesta, è stata tra l'altro anche presa sotto sequestro dalla procura, per cosa? Per frode nelle pubbliche forniture, turbativa d'asta, inadempienza alle condizioni del contratto d'appalto. Addirittura nel contratto d'appalto c'era scritto che la Martinez SRL forniva alle persone detenute attività ludiche, attività ricreative, nulla di tutto questo è vero, anzi c'è la rete No CPR che documenta giornalmente le condizioni inumane in cui appunto queste persone vivono. L'ultimo rapporto è Al di là di quella porta, giusto per farvi un accenno. Le persone ex attenute
ossia quelle che vengono rilasciate dal circuito di detenzione, perché poi ci arriveremo tra un attimo, sono coloro che non possono essere rimpatriate, quindi che succede? Le ributtiamo fuori per strada senza alcun tipo di tutela, quindi lasciate a loro stesse, e di nuovo poi appena ritorna il poliziotto che vede la persona senza tetto, che non c'ha i documenti, e ritorni al CPR, un circolo vizioso che non finisce mai. Quindi raccontano di essere stati spogliati, obbligati a riflettersi davanti al pubblico a un pubblico di agenti armati, subito stabilendo questa gerarchia tra chi è appunto la forza dell'ordine e chi è il detenuto, in maniera molto netta e direi anche disumana. Vengono poi private anche del loro nome, perché viene assegnato semplicemente un numero identificativo. Questo è un rapporto al di là di quella porta, che tra l'altro è un rapporto che si è rivelato essere molto utile anche per le indagini che hanno, diciamo, incriminato anche Martin SRL recentemente. Ma ecco, facendo un attimo anche l'avvocato del diavolo, no? Allora, uno vede tutto questo e dice, ma quindi, cioè, se rimpatri, se questo è un centro di permanenza per gli rimpatri, questi rimpatri alla fine vengono effettuati oppure no? Bene, secondo i dati del rapporto del garante dei detenuti, questo parliamo dei dati del 2021 fino ai primi mesi del 2023, potete notare dalle percentuali che anche se si aumentano i tempi massimi di trattenimento, il governo Meloni ha stabilito addirittura di aumentare di nuovo appunto i giorni, i tempi di trattenimento, questo non implica che la persona venga rimpatriata più velocemente. Quindi anche se uno vuole guardare la questione dal punto di vista proprio dell'efficacia di questi CPR, si può notare che in realtà le persone non vengono rimpatriate tantissimo. Questo perché? Perché l'Italia non ha tutti questi accordi bilaterali con gli stati di paesi di provenienza di queste persone. Rimpatrio vuol dire che tu mi rimpatri nel mio paese d'origine, però non è così. Tantissime persone quindi vivono in questo limbo, tu stai all'interno di trattenuto per mesi senza nemmeno sapere se viene rimpatriato o meno, quindi di fatto parliamo di detenzione illegittima secondo quella che è la Convenzione Europea dei Diritti Umani, articolo 5, secondo cui la violazione, cioè secondo cui, scusatemi, la libertà personale è inviolabile, perché ovviamente se si guarda il mero scopo del CPR, tu mi dovresti, diciamo, trattenere per un tempo minimo e poi rimpatriarmi. Non è così. Persone che rimangono all'interno di questi centri per mesi e mesi, nel limbo totale, con autolesionismi, abuso di psicofarmaci, rivolte che nascono, repressione e violenza delle forze dell'ordine e così via. Dei buchi neri, come li chiamiamo noi, dove è difficile entrare, tocca fare accessi civici, a volte tocca fare anche ricorsi al TAR per poter entrare, perché la prefettura magari ti dà il diniego e così via. È una situazione veramente agghiacciante. Quindi come, diciamo, come associazione noi vorremmo che ci fosse un superamento di questa detenzione, arrivando per esempio al case management, che è una misura non coercitiva della regolarizzazione, quindi seguendo le persone caso per caso, quindi arrivando a che cosa? A fare in modo che queste persone abbiano accesso ai documenti, perché abbiamo 506.000 persone straniere prive di documenti in Italia. Cosa vogliamo fare con queste ultime? Possiamo veramente pensare di rinchiuderle tutte? È impossibile. Questo vuol dire che da parte della politica ovviamente ci dovrebbe essere anche un sentore, una voglia di voler cambiare l'apparato proprio a livello giuridico di come l'immigrazione in Italia. Ultima parte del razzismo istituzionale, ovviamente vado veloce, è la questione della cittadinanza, perché ovviamente è assurdo, e lo ripeto, che se tu nasci o cresci in questo paese non sei comunque considerato cittadino italiano. Qui ho messo gli esempi in cui appunto una persona può essere considerata tale, ovviamente soltanto se uno dei due genitori è italiano, perché abbiamo questo concetto molto arcaico, direi, secondo cui tu sei italiano soltanto se hai il sangue italiano, arcaico nella misura in cui oggi la società italiana sta ovviamente cambiando, quindi secondo me la legge dovrebbe aggiornarsi anche nel modo in cui avanza, cambia la società. Invece no, chi nasce in Italia genitori stranieri deve attendere 18 anni, che poi anche lì comprovata residenza del continente del territorio, quindi se io per esempio faccio il viaggio di studio nel quarto anno di liceo e vado magari un anno fuori all'estero, torni in Italia, magari ti trovi il cavillo burocratico per cui sei stato assente in un periodo di tempo dall'Italia, e quindi magari quello ti intoppa tutta la procedura per ottenere la cittadinanza, anche se hai compiuto 18 anni, senza contare anche tutta la questione del reddito, perché ovviamente la cittadinanza praticamente è un acquisto, quindi se una persona vive in condizioni economiche non proprio, diciamo, forti, questo potrebbe anche essere un ulteriore ostacolo per l'ottenimento della cittadinanza. E questo schema è molto eloquente, preso dall'ISPI, l'Istituto di Studi Politici Internazionali, che spiega sostanzialmente quella che è il paradosso, no, della cittadinanza. Quindi vediamo che
i nati in Italia, i genitori stranieri sono quelli che aspettano praticamente più di tutti per ottenere questa cittadinanza. Noi negli anni in Italia abbiamo cercato di cambiare questa legge con varie riforme, flop, però ius soli temperato, ius culture, ius scuole, che è l'ultimo che appunto è stato proposto, ma che poi è sempre caduto nel vuoto. Quindi abbiamo sempre parlato di cosa, riforme che riguardavano l'ottenimento della cittadinanza prima di 18 anni, con l'autorizzazione di almeno un genitore che avesse il permesso di soggiorno di lungo periodo, insomma tante parole, senza però mai arrivare a una riforma vera e propria. E ancora oggi ci troviamo con persone nate e cresciute in Italia che stanno nelle nostre scuole, che si trovano nelle nostre università, ma sono comunque considerate come straniere, quindi alcuni non sono nemmeno più bambini, sono anche persone adulte che ancora oggi devono combattere con l'ottenimento della cittadinanza. Tutto perché ancora abbiamo un concetto per cui se io sono se io sono una persona, per esempio, newyorkese, ma ho il trisavolo di Bassano del Grappa, ottengo la cittadinanza più facilmente perché ho il sangue italiano. Ma se io sono Oisa, nata e cresciuta in Italia da genitori nigeriani, non sono comunque meno italiana del newyorkese perché io non ho il trisavolo di Bassano del Grappa. Cioè, fondamentalmente stiamo parlando di questo ed è un paradosso. Quindi, passando ora al razzismo storico-culturale, che ovviamente si connetta a tutto questo, perché in tutto questo, al razzismo, diciamo, istituzionale e dal punto di vista giuridico, c'è anche tutto un altro aspetto che riguarda proprio il razzismo storico-culturale. Quel si intende quella mancata decostruzione del razzismo in Italia che ci invade dal punto di vista sociale, nella comunicazione, nel dialogo con gli altri, nella percezione degli altri. Qui ho messo due vecchie vignette di Enrico De Seta su come i coloni italiani percepivano i corpi delle persone nere, in particolare in questo caso delle donne. Quindi vediamo che le donne nere erano viste ovviamente come bottino di guerra, come corpo da conquistare, come pacchi addirittura da mandare, un concetto veramente disumanizzante, chiaramente, della persona straniera. Questo è il classico esempio di che cosa? Degli italiani brava gente, no? Questo mito secondo cui l'italiano non è stato poi così cattivo durante il colonialismo come gli inglesi, gli spagnoli o i portoghesi o i francesi. In realtà così non è. Questo perché lo dico? Perché quando nel 2020 poi ci fu tutta la rivolta e le proteste che hanno fortunatamente sono arrivate anche in Europa sull'omicidio di George Floyd, non so se vi ricordate, anche in Italia sono state mobilitazioni e soprattutto anche una rielaborazione di quello che è stato il razzismo in Italia, perché dopo negli altri paesi, per esempio occidentali intendo, sono state buttate giù anche delle statue che rappresentavano colonizzatori, che rappresentavano schiavisti, per esempio. In Italia cosa è stato fatto? È stata imbrattata che cosa? La statua di Indro Montanelli. E insomma, anche qua levata di scudi. Ora, inutile discutere sul togliamola o non togliamola, ma più che altro a me interessa con voi ragionare sul tipo di argomentazioni che sono state tirate fuori da chi è intellettuale in Italia, da chi è giornalista in Italia, da chi è anche sindaco in Italia in questo caso, e su come ancora oggi si parla di colonialismo. Perché per esempio sempre nel 2020 Beppe Sala ha detto, sindaco di Milano ovviamente contro la rimozione di questa statua, ha detto non sono favorevole alla rimozione, penso che tutte le nostre vite ci siano stati degli errori. Ma dire che quello di Montanelli era un errore, quando parliamo di un giornalista che però non è soltanto giornalista, è un colono che andò insieme ai fascisti in Nord Africa, sposando, comprando una bambina di 14 anni, non è esattamente gli errori della nostra vita, come dire una bugia quando si è bambini. Quindi dire nelle nostre vite ci sono degli errori è sminuire la portata violenta che fu il colonialismo italiano. Stessa cosa vale per un Beppe Severnini che su Quella della Sera scrive «Nessuno tolga Montanelli sui giardini», giovane fascista disincantato, speranzoso reporter. Questa analisi un po', diciamo, colorita, sbarazzina di questo, insomma, giornalista che appunto è come se appunto non si rendesse conto di quello che stava facendo. Invece no. Perché anche negli anni successivi non è vero che Montanelli si è mai pentito di quello che ha fatto. Qui riporto le sue stesse parole nella rubrica La stanza di Montanelli, una rubrica che lui aveva nel Corriere della Sera, che nel 2000 scriveva: la ragazza che aveva comprato si chiamava Destà e aveva 14-12 anni. Un particolare che in tempi recenti mi tirò addosso fuori di alcuni imbecilli
ignari che nei paesi tropicali a 14 anni una donna è già donna. Questo già è anche un'ulteriore percezione ovviamente razzista e coloniale, il fatto che tu consideri donna una bambina di 12 anni altrove, in Africa, ma in Italia tu non avresti mai fatto una cosa del genere, cioè in Italia una cosa del genere sarebbe violenza sessuale, giusto? Eppure la pressione coloniale ti fa vedere la donna, diciamo, la bambina del paese colonizzato come già donna, adulta, bottino di guerra, adulto. Faticai molto a superare il suo odore e ancor più stabilire con lei un rapporto sessuale addirittura, perché era fin dalla nascita infibulata. Cioè capite la descrizione che quest'uomo faceva della bambina che comprò. Quindi io mi chiedo come istituzioni riescono a definire tutto questo come semplice errori nelle nostre vite, cioè generalizzando quello che fece Montanelli con banali errori. Mi chiedo come questo sia possibile, e quindi questo ci fa capire come non ci sia affatto una decostruzione antirazzista e anticoloniale di quello che fu il passato coloniale in Italia, perché se ancora oggi ne parliamo così vuol dire che c'è ancora tantissima strada da fare, e quindi possiamo imbrattare la statua di Montanelli, possiamo toglierla ovviamente, ma bisogna ovviamente, oltre a questo, cioè più che altro, pensare a una vera decostruzione. Questo può essere fatto, immagino, nelle scuole, nei corsi universitari che parlano di post-colonial studies, magari già si fa. Però a scuola, per esempio, io mi ricordo anche quando andavamo a scuola, si parlava di fascismo, raramente si parlava di colonialismo italiano, raramente emergeva il punto di vista delle persone indigene, dei colonizzati, e questa è una narrazione comunque distorta della storia e comunque razzista e nuovo coloniale, perché la decolonizzazione non può essere soltanto il processo tramite cui un paese si libera del paese occupante, ma è anche un processo di decostruzione, non solo autodecostruzione di chi già subisce questa cosa, ma la decostruzione anche di chi ha percezioni distorte nei confronti delle persone discriminate anche oggi. E questo tipo di discriminazione si può fare anche come cosa con i media. Bisogna vedere però anche i media come lo fanno, perché nella TV italiana, come ho messo qua nella colonna a sinistra, è stato fatto, cioè sono state inserite le persone nere o persone bianche mascherate da nere, e questa è anche una pratica razzista definita blackface, per cui la persona bianca si dipinge di nero per interpretare una persona nera in maniera grottesca, ok? Grottesca, e sempre per prenderla in giro. Quindi una decostruzione a metà, una decostruzione che non è decostruzione, ma anche un riproporre stereotipi che hanno comunque retaggi coloniali. Di nuovo qua ho voluto aggiungere anche un altro film vecchio degli anni 70, questo per far vedere anche come le persone nere nei film italiani iniziali venivano introdotte. Qui c'è Zeudi Araya, che era un'attrice molto famosa negli anni 70 in Italia, ma veniva sempre presa, per esempio, come la rovina famiglie, la donna nera in quanto prostituta, seduttrice, che anche lì sono retaggi coloniali della donna come bottino di guerra, cioè la bambina donna che vedeva Montanelli, sempre una donna nera vogliosa, pronta a soddisfare l'uomo bianco colonizzatore, sempre questo tipo di stereotipo. E infatti volevo farvi vedere, se riesco, questo piccolissimo video del film Bianco e Nero, in cui l'attore a sinistra mostra quali sono gli stereotipi, no, che ancora oggi però vengono perpetuati nei confronti delle persone nere o afrodiscendenti. Vediamo se riesco a fare questo accesso veloce. Sì, ora ve lo ingrandisco e metto play. Ora no, non è partito però il video, Non è partito il video. Come? No, non si è visto il video online. Ah, non si è visto. Ah, non sentivo, scusatemi. Allora provo a rifarlo. Lo vedete? No, purtroppo no. No.
Allora, niente. Allora, siccome questo qua mi rimanda un'altra pagina, purtroppo non si può vedere, però ve lo descrivo io sostanzialmente. Questo, cioè, l'attore a sinistra dice: io sono stato molte volte in Africa, sa, con la mia società, e quindi lei ha detto: ma per fortuna che voi avete un deserto a un tiro di scopo, cioè senza nemmeno sapere questa ragazza dove viene, se effettivamente viene da un posto dove c'è il deserto. E lei risponde in maniera molto, cioè, molto allibita. Quindi questo per farvi, era più che altro per farvi vedere quali sono gli stereotipi che in Italia vengono utilizzati per parlare con le persone nere, spesso da parte di persone che comunque hanno ancora dei retaggi coloniali. Andando avanti, questo invece penso che lo possiate vedere di video, è un altro piccolo spezzone di un film per farvi vedere anche in questo modo il modo in cui la persona nera protagonista del film viene trattata, come viene, diciamo, immaginata in questo spezzone, e spero riusciamo a vederlo. Ok. Ehi, faccetta nera. Sì, direttore. Cosa guardi? Niente. E allora vattene. Sì, padrone. Ma non vedevo. Diceva, scusatemi, sì, padrone, io guardavo ma non vedevo. Questa era la fine della battuta. Però anche qua notate come la persona nera di questo film parlava in che modo? In maniera molto stereotipata, con molte B, molte D, quasi bestializzata. Poi quel "ehi, faccetta nera", ovviamente c'è un'allusione all'epoca fascista. Quindi il modo in cui, anche qui parliamo degli anni Ottanta, quindi non è che parliamo di tantissimi anni fa, cioè questo tipo di decostruzione della persona nera nei media, come è stata fatta finora? Di sicuro non benissimo. E questo lo vediamo ancora oggi nelle diciamo, interpretazioni che vengono fatte anche a livello televisivo, penso a Tale Quale Show, che molte volte ha fatto utilizzo della blackface. Quindi è assurdo come tantissime persone, anche artisti afrodiscendenti, non hanno accesso a queste piattaforme, non hanno tutto questo accesso in Italia, perlomeno anche il mondo dello spettacolo è ancora molto difficile, eppure però facciamo sì che persone bianche si mascherino di nero per interpretare in modo grottesco persone nere, perpetuando di nuovo questo stereotipo. Quindi ci troviamo di fronte a questo stereotipo che non viene mai cambiato, i retaggi coloniali che non vengono mai cambiati. E abbiamo un altro video in cui vi faccio vedere le testimonianze di attori e attrici che sono attori e attrici neri che esprimono questa insofferenza dicendo: noi vediamo assunti ma sempre per i soliti ruoli che perpetuano lo stereotipo che già abbiamo in mente. A lei un po' meno, se mi permette. Secondo... Sono il primo nero diplomato alla Scuola Nazionale di Cinema. Interpretare un ragazzo che portava la droga nella scuola, mai che portava la felicità, ma sempre il problema. Ma basta con queste golf, queste, insomma, è ancora molto provinciale. I ruoli che vengono scritti al cinema, tutti i ruoli di bassa manovalanza. Il rosso deve fare per forza il buttafuori. Il babysitter o la prostituta. Il fratello della prostituta nigeriana. E il lavavetri, il potista, la guardia del corpo. Terrorista arabo, venditori di tappeti. La mamma di qualcuno africano, brasiliano. E l'immigrato clandestino. Sempre una disgraziata nullatenente, analfabeta e ignorante. Non esistano persone afrodiscendenti che svolgono effettivamente questi lavori. Purtroppo esistono anche a livello sociale. Ma se tu a livello mediatico mi riproponi sempre e solo la persona nera che può essere semplicemente il lavavetri, il venditore di tappeti, il terrorista, il guardia del corpo o la prostituta, a lungo andare, dando sempre quella rappresentazione, poi aumenta anche lo stereotipo che però effettivamente può, diciamo, verificarsi anche nella vita reale. Quindi è importante anche dal punto di vista di rappresentazione, anche perché poi in realtà c'è come c'è la badante nigeriana, c'è pure però la studentessa nigeriana, c'è anche la ragazza nigeriana che comunque si sta formando all'università. Quindi è importante anche variare, no, i ruoli che vengono scritti anche all'interno del cinema, perché sembrerà scontato o banale, ma anche il cinema ha potere di comunque cambiare, no, la percezione che le persone hanno degli altri e della società in cui vivono. Quindi arriviamo infine al razzismo inconsapevole, che dicevo è quel razzismo un pochino più difficile da scalfire, perché spesso viene anche da persone che definite appunto come alleate, no, nella lotta al razzismo, ma che però non si rendono conto di avere anche loro dei bias razzisti. Per esempio, quello che è il volunturismo, o detto anche white savior complex, ossia quando vedete quelle pubblicità
che invitano a donare, 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 per carità, cosa buona e giusta. Ma qual è il modo in cui l'Africa e i bambini africani soprattutto vengono rappresentati? È effettivamente quella un'immagine che dà dignità alla persona? È effettivamente quella un immaginario che ci fa capire davvero di che cos'è l'Africa? Poi l'Africa, tutto attaccato, un tutt'uno messo così come un blocco, un unicum, senza diversità. Parliamo di 54 paesi tutti diversi. Che vuol dire Africa? Cioè, quante volte si sente parlare di Africa come un tutt'uno, d'accordo? E quindi anche qua abbiamo comunque dei retaggi coloniali da scalfire, anche nei contesti che sono a noi, diciamo, vicini, contesti, chiamiamoli non razzisti, ma che però perpetuano questa visione dell'Africa da salvare, del fardello dell'uomo bianco, come diceva Rudyard Kipling, dell'occidentale bianco che deve salvarli ed educarli, questi africani, perché da soli non si possono rialzare. Cioè, anche qua non è che c'è un'analisi un po' più complessa del fatto che a causa del colonialismo, che oggi abbiamo tantissime situazioni dal punto di vista problematico, ovviamente socio-economico, ma questo non significa che le persone nigeriane, sudanesi, ghanesi non si mobilitano tutti i giorni contro magari governi despoti o facciano proteste esattamente come facciamo qua in Italia, sia per tutti i diritti che devono essere garantiti. E quindi ecco, abbiamo questo white savior complex, che è la tendenza di mostrarsi salvatori bianchi di africani bisognosi invece di fornire, per esempio, chi si occupa di cooperazione internazionale informazioni sul contesto di cui si opera. Perché come fa questa, in questa immagine, come fa questa ragazza occidentale bianca con questi bambini neri, si fa questo bellissimo selfie con i bambini neri, quante volte su Instagram vediamo queste cose senza mai capire qual è esattamente il contesto, l'oggetto, cosa stai facendo effettivamente lì, cioè chiedersi è più per una gratificazione personale la mia medaglietta che posso mettere qua sulla spalla per dire io aiuto i neri, io aiuto gli africani, o veramente sto facendo qualcosa di utile? Che tipo di narrazione sto utilizzando per parlare di loro? E soprattutto, coinvolgo le persone locali nel mio lavoro? Coinvolgo chi in prima persona si occupa di queste cose? Quindi le persone africane che già magari hanno già le loro associazioni. Cioè, perché io entro lì esattamente come un colono e dico adesso si fa a modo mio, al modo occidentale, e dobbiamo fare così? Ecco, cambiare anche questo tipo di approccio. E qui abbiamo un altro video su che spiega ancora meglio che cosa si intende per white savior complex. What we stumble upon the most is the white Western person who has traveled to a far distant country and is taking a selfie among 10, 20 African children and placing yourself in the middle of the photo and playing kind of the main character of the story that you are presenting. These sources are in many ways our main sources to know what's going on in developing countries, and very often playing on stereotypes and oversimplifications of the truth and focusing mainly on the negative aspect. Are you going there because you want to become a more popular person by publishing photos to share with your friends and followers, or is it because you actually want to do something good? It's important to get rid of that perception and then show that there is a lot of local people who are working to improve their situations. Quit the selfies. And if you want to take photos, please leave yourself out of it. At least don't play the hero in the photo. Video mostra esattamente cosa non fare se si
appunto lavora anche, soprattutto anche nella cooperazione internazionale, ma questo vale sempre, perché comunque, come dico sempre, è sempre una battuta, se io, persona nera, poi mi metto in piazza a fare foto con bambini bianchi, no? Probabilmente chiamano la Digos, perché comunque di Siri, questa donna cosa sta facendo con questi minori? E mi chiedo anche questo, quando parliamo di fotografie di persone nere o di persone anche di altre origini in altri paesi, no? In maniera molto invasiva, senza nemmeno chiedere permesso ai genitori, non sappiamo spesso se c'è effettivamente il consenso di quella persona. Cioè, se io però lo facessi qua, si parlerebbe subito di violazione della privacy, giustamente, del minore, giusto? Ma perché sembra che per l'Africa non sia così, no? Quando c'è questa rappresentazione dell'Africa e di africani, d'accordo? Quindi dobbiamo sicuramente cambiare anche qua narrazione. E quindi qua si collega che cosa? Andiamo verso la conclusione. Quello che è un antirazzismo performativo, cioè un antirazzismo che però dici sì, sono io quello che fa il tuo alleato, che vuole aiutarti, ma non ti puoi sempre però mettere al centro della, di questa lotta. Cioè bisogna, come si dice, pass the mic, no? Passare il microfono a chi in prima persona subisce queste cose, altrimenti si sfocia in quello che è antirazzismo performativo, ossia una performance, un attivismo improvviso, momentaneo, quello che magari è una mobilitazione anche di un protesta momentanea, ma che poi cade nel vuoto. Cioè è quell'atteggiamento anche saccente della persona che però non subisce razzismo in ogni forma, ma che però ti dice: ma secondo me sei un po' esagerato, ma secondo me dovresti più agire così. Però questo modo di fare è, come si dice, gaslighting in inglese, cioè un po' manipolatorio. Cioè tu mi stai dicendo che io, persona razzializzata che subisce razzismo, non mi rendo conto di quello che mi accade. Cioè è come un dare per scontato, è come uno sminuire quello che provo. Quindi assolutamente questo è un altro atteggiamento chiaramente sbagliato, che però su cui bisogna chiaramente cercare di lavorare. Come dice infatti Ijeoma Oluwok, una scrittrice, qua scriveva per il Guardian, riferendosi all'America, soprattutto agli Stati Uniti, ma un concetto che secondo me può essere applicato anche da noi in Europa, dice: se il tuo antirazzismo diciamo dà priorità alla tua crescita interiore, vista però come un tuo racconto personale, più come una gratificazione interiore, più che effettivamente essere alleato degli altri, aiutare gli altri, nel senso che essere al fianco degli altri in queste lotte, allora è sempre una perpetuazione della supremazia bianca. Cioè tu ti metti sempre al centro, tu persona bianca, di lotte che riguardano altre persone, allora non dai spazio comunque agli altri. Quindi non è un vero antirazzismo, ma è sempre il perpetuarsi di questa supremazia bianca. Perché anche di nuovo, supremazia bianca non è soltanto il Ku Klux Klan o il neonazista che disegna svastiche su un centro d'accoglienza, ma è proprio tutto un sistema. È un sistema, come abbiamo visto, strutturale e purtroppo ben presente ad ogni livello sociale. E quindi la sua definizione di razzismo da dizionario non ci basta. Il razzismo non è immediatamente riconoscibile, come abbiamo visto, perché abbiamo visto che si declina in tantissimi modi. Infatti, se me lo permettete, ho un ultimissimo video conclusivo in cui c'è questa associazione di ragazzi afrodiscendenti creata da loro, questo progetto in realtà è un progetto finanziato dall'Unione Europea, ma in cui ci sono messi ragazzi afrodiscendenti, in cui dicono cosa provano, in cui parlano del perché hanno voluto creare questo progetto, sfatando anche tantissimi stereotipi su che cosa vuol dire appunto essere afrodiscendenti italiani oggi in Italia. Ciao, sono Simone Mista, sono un antropologo. Mi chiamo Sara Ferbuali e sono un insegnante in una scuola primaria nella periferia di Torino. Sono Stefania Ancombo Giuseppe Teresa, ho 25 anni e sono una studentessa di filosofia. Sono italo-angolana e vivo a Roma attualmente. Sono Axel Freddy Noel Beogre, ho 21 anni e studio relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Sono Abril Mvumbi, ho 24 anni, vengo da Imola e frequento l'ultimo anno di laurea magistrale in cooperazione internazionale per i diritti umani. Sono Maurizio Talanti, sono umbro, sono afro-colombiano. Io sono Denis Kongo, sono una mediatrice culturale. Mi chiamo Adela Cananirà, vengo dal Burundi, mi sono laureato in scienza politica. Mi chiamo Vichy, ho 25 anni, sono una studentessa. Sono Marfi, ho 27 anni, faccio lo psicologo e vengo da Trieste. Ciao, sono Gaia Aurora Eberi, che è guana, ho 21 anni, vengo da Milano. L'afrofobia nella mia vita ha il volto del vicino di casa che incontri per strada, che cambia marciapiede quando passi, della signora che si stringe la borsa quando ti avvicini. Credo che l'afrofobia abbia il volto di una persona qualunque. Nella mia vita l'afrofobia ha il volto di tutti gli studenti
e le studentesse del sistema scolastico italiano che nel corso della loro vita hanno subito discriminazioni e stigmatizzazioni per il colore della loro pelle o per il legame culturale, sociale e talvolta economico con un paese africano. Il volto dell'afrofobia per me è quello delle microaggressioni, è quello di un razzismo atmosferico che si insinua nella nostra quotidianità, nelle nostre relazioni, a forma di stereotipo. Il volto dell'afrofobia nella mia vita è un volto molto presente. L'afrofobia è quando la mia compagna di classe mi chiede se al posto di taxi, in Costa d'Avorio, uso gli elefanti o i cammelli. Per me l'afrofobia ha il volto della disumanizzazione della persona africana e afrodiscendente. L'afrofobia nella mia vita ha gli occhi della confusione, ha lo sguardo dell'imbarazzo, di chi mi percepisce come un elemento alieno, di chi non giustifica il perché io sia nato nel Caribe e invece mio nonno sia nato nella valle dell'Umbria. L'afrofobia nella mia vita ha il volto di una società che mi ha definita prima ancora che io fossi in grado di definire me stessa per quello che sono e per quello che voglio essere. L'afrofobia per me ha il volto della mancanza di interrogarsi sul linguaggio usato per persone afrodiscendenti. Il volto che ha l'afrofobia nella mia vita è quello di andare in un negozio, non trovare una spazzola apposta per i miei capelli oppure un fondotinta adatto alla mia pelle. L'afrofobia nella mia vita è il volto del silenzio, del cercare di passare sotto traccia nella maggior parte delle situazioni, perché il colore della mia pelle parla prima che io possa fare un passo e generalmente non dice mai cose troppo positive. L'afrofobia nella mia vita ha il volto di un pregiudizio che viene proiettato in una polarizzazione fra il bianco e il nero, in cui nel bianco vengono visti i valori di bello e giusto e nel nero di brutto e cattivo. Concludo dicendo infine che il razzismo appunto non è semplicemente ignoranza, il razzismo è alimentato, banalizzato sotto al sistema stesso in cui viviamo. Per smantellarlo ovviamente è necessario non solo una decostruzione individuale di noi, su noi stessi, fare un lavoro costante su noi stessi e su noi stesse, ma ovviamente deve essere un antirazzismo quindi che si basa sulla lotta per i diritti sociali e civili di tutti e tutte in un contrasto costante alle disuguaglianze. Grazie.